Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi La sana dottrina cattolica. Dio vi benedica e ci apprestiamo ad entrare in questa nuova puntata, anzitutto volendo completare quanto già detto sul sacramento della penitenza. Ho cercato di trattarlo in maniera esaustiva, anche se non solo in conto, per quanto riguarda almeno gli elementi essenziali. L'abbiamo visto la volta scorsa, quindi come si celebra, quali sono i suoi effetti, quando è necessario, quando è raccomandato, che cos'è la confessione generale. Oggi però vorrei riprendere e anche approfondire, toccare qualche altro elemento importante e a completamento di questo. Vediamo se faccio presto, passiamo poi al secondo comandamento. Se invece non dovessi fare presto, dedichiamo questa puntata appunto integralmente a completare bene per quanto possibile quanto detto sul sacramento della penitenza. Allora, numero uno, una cosa molto importante. Abbiamo visto già la volta scorsa che il sacramento della penitenza deve essere usato come sacramento volto alla remissione dei peccati. Non deve esserne fatto ordinariamente un uso differente, strumentale. Quindi abbiamo visto che la confessione non è il momento in cui si va a fare una chiacchierata, a chiedere consigli o a fare uno sfogo, tutte cose di per sé legittime, ma che possono trovare un'altra collocazione. Uno dei motivi per cui questo non deve farsi in confessione è il seguente, perché il sacramento della confessione, come quasi tutti sanno, è blindato da quello che si chiama il sigillo sacramentale, che adesso vedremo, il sacerdote è tenuto a custodire in una maniera ferrea, ma per certi aspetti secondari, anche nel fedele ci sono degli obblighi, come dire, di custodia, di una certa riservatezza per quanto attiene alla confessione, per il motivo che poi vedremo insieme. Ora, il sigillo sacramentale significa fondamentalmente questo: quando si entra nell'ambito della confessione, tutto quello che avviene dentro la confessione, tutto, non soltanto l'accusa dei peccati, ma anche tutto quello che avviene, è sigillato. Cioè, abbiamo presente cosa sia un sigillo? Quando viene consegnata una lettera con un sigillo sopra, o quando vengono messi sigilli, avete visto quando c'è un reato, in una casa va alla polizia su ordine della magistratura e ci mette sigilli. Se qualcuno si azzarda a entrare, deve violare i sigilli e quindi tutti quanti si accorgeranno che c'è stata un'intromissione. Il sigillo sacramentale significa che quello che è accaduto all'interno della confessione, sapete chi è che lo sa? Lo sa Dio e basta. Il sacerdote, appena dismette la stola e esce dal sacramento, l'unica cosa che può e che deve fare è dimenticare tutto quello che ha ascoltato. Non solo in ordine alla materia, diciamo così, strettamente sacramentale, quindi tanto per dire qualche cosa rapida, perché io non sono un esperto di diritto canonico, il mio amico Don Pierpaolo ne sa molto più di me, però un minimo, insomma, ne so anch'io, no? C'è la violazione diretta del sigillo sacramentale quando il sacerdote rivela il nome del penitente e i peccati che ha detto, d'accordo? Oppure la violazione indiretta quando, pur non dicendo il nome e i peccati, comunque dà dei segni, come dire, abbastanza palesi, insomma, con cui si possa arrivare al nome del penitente. Detto questo, però, ci sono anche altri aspetti inerenti alla vita del sacerdote. Del sacerdote e quindi la custodia del sacramento della confessione, aspetti che bisogna conoscere perché sicuramente, come dire, aiuteranno i fedeli ad un rapporto ancora più sereno con questo sacramento, perché questo sacramento è ultra blindato dalla disciplina della Chiesa. Allora, il sacerdote non soltanto non può violare in maniera diretta o indiretta il sigillo sacramentale, cioè tradire il penitente, spubblicarlo, nemmeno per andarlo a denunciare all'autorità giudiziaria, neanche se è stato il più grave di questi reati, eh? Cioè, se un sacerdote si trova dinanzi a una persona che ha commesso un reato grave, può dirgli: guarda, vatti a costituire
e poi ti confessi in carcere, cioè se lo senti in coscienza, ma non può andare a rivelare il nome del colpevole. Questo penso che lo sappiamo tutti quanti, no? Quindi. Ma c'è dell'altro, perché il sacerdote non può fare uso della scienza avuta durante la confessione. Scienza significa tutto quello che ha saputo, sia per ogni tipo di rapporto di foro esterno, o con terze persone o con il penitente stesso. Capite che significa? Cioè, un povero è, ecco perché non bisogna mai fare domande ai sacerdoti, capite? Perché quello che è accaduto in confessione se lo deve dimenticare. Non solo, mi è stato riferito da chi conosce un po' meglio di me il diritto canonico e anche tante altre cose, che perfino se un sacerdote volontariamente si mette a ripensare alle cose udite in confessione, non lo deve fare, perché non fa cosa buona davanti agli occhi del Signore. Capito? Quindi, da parte del penitente, quindi ci deve essere la massima serenità e tranquillità possibile sotto questo punto di vista. Il penitente, però, a sua volta deve fare attenzione perché se si fa scappare qualche cosa riguardante il sacramento della penitenza e che coinvolge in qualche modo il sacerdote, deve sapere che il sacerdote non si può difendere. Perché se va a raccontare qualche cosa, dice: ma questo sacerdote ha detto questa cosa e lui mi ha detto così. Supponiamo che si tratti di una cosa magari che la racconta in termini gravi, ma non è vera, d'accordo? È che ha capito male o che è successo qualcosa del genere. Se il sacerdote dovesse trovarsi nei guai, come dire, sia canonici che peggio ancora, insomma, giudiziari per una cosa del genere, non può difendersi, non può dire: ma guarda che questo mi ha detto questa cosa, io gli ho risposto questo, ha capito fischio per fiasco. Non lo può fare. Capite? Quindi, cioè, mi raccomando, quindi anche da parte del penitente, che non c'ha tutti quanti questi gravami canonici, però ci sia questa attenzione nei confronti dei confessori. Questa è la prima cosa che volevo aggiungere, quindi avere questo alto senso del sigillo. Quindi attenzione, quando si vuole, per questo che quando si vuole parlare di una problematica che si vuole che il sacerdote magari la usi perché possa intervenire in una situazione o cose di questo genere, o anche perché possa aiutarti ad affrontare una. Allora, la sede opportuna per farlo è fuori della confessione. Se una persona mi informa di una situazione fuori della confessione, io sono comunque tenuto al segreto, per cui se volessi decidere di intervenire in quella situazione, io devo chiedere alla persona: sulla base di quello che mi hai detto, posso fare qualcosa? Questo è un obbligo che corre comunque. Però se me la dice fuori della confessione, io ci posso pregare sopra, ci posso pensare, ci posso riflettere, posso regolarmi, no? Se è necessario in tante situazioni. Ma se me lo dice in confessione, specialmente quando si tratta di cose delicate o gravi, sarebbe meglio che non mi dicesse nulla. Perché io le ho sentite, ma da quel momento in poi devo fare come se non l'avessi sentite, non mi posso regolare di conseguenza. Capiamo, no? Quindi, allora, quando ci sono extra rispetto alla confessione, situazioni o cose di questo genere, si finisce la confessione e si parla dopo. Sempre recentemente ho saputo da chi è più saggio e più formato di me su queste materie, queste sono materie, come capite, prima ho scherzato, canoniche, d'accordo? Io purtroppo ho studiato la teologia dogmatica, ma non sono un esperto su queste materie. Allora, mi è stato riferito che c'è una, come dire, un dialogo, come dire, un aspetto che è conteso tra gli stessi canonisti. Cioè, tu potresti dire: va bene, io ti dico una cosa in confessione, poi però ti autorizzo a farne uso fuori della confessione. Sembrerebbe che questa cosa si possa fare. Se il penitente mi ha autorizzato, non certamente a dire i suoi peccati, ma a usare fuori della confessione di questa informazione, di questa cosa che mi ha detto, io lo posso fare. C'è qualcuno che dice di no.
con delle motivazioni molto fondate. Sapete quali sono queste motivazioni molto molto fondate? Perché tu, quando ti confessi, entri in un territorio che non ti appartiene, perché la confessione è un sacramento. Noi oggi non abbiamo questo senso alto dei sacramenti. Il sacramento è un atto sacro, è un atto di Cristo, strutturato in un certo modo. Noi non abbiamo la possibilità di sgangherarlo o di riadattarcelo alla nostra immagine e somiglianza. Quindi, se quello che è stato detto in confessione, in forza del sacramento, deve essere sepolto, chi sei tu per dire no, questa cosa non la voglio seppellire, la puoi tirare fuori? Capite il senso? Non sembrerebbe quasi che tu ci avessi potere, come dire, di disposizione su una cosa che non è tua, perché il sacramento non è nostro, non è né del sacerdote che l'amministra, né del penitente che lo riceve. Il sacramento è una cosa della Chiesa e che deriva direttamente dal nostro Signore Gesù Cristo. Per cui noi non abbiamo la possibilità di, probabilmente, se ho capito bene, questo non è esplicitato dalla legge della Chiesa in questi termini, però è molto fondato. E io nel dubbio mi regolo in questo modo, cioè dico, se, non, se, mi vuoi, se vuoi che di questa cosa io me ne occupi, me la devi dire fuori della confessione. Se no, io è come se non la sapessi. Scusate se faccio riferimento un attimo al, cioè, capite? Cioè, questo è, questo capite anche, c'è molta gente che ha riserve con, sta, con la confessione, dice, perché vado a dire gli affari miei, gli affari tuoi è come se non l'hai detti. Cioè, un parroco, per esempio, questo è complicato, no? Se un fedele, un parrocchiano gli dice delle cose, un collaboratore, per esempio, ed emerge. Se gliele dice in confessione alcune cose, lui deve non solo fare finta, non le sa, non le ha sentite. Attenzione, se qualcuno va a fare domande sulla confessione, il sacerdote può rispondere non lo so, attenzione, ma senza mentire, non è una bugia. Non è una bugia, perché fuori di quel contesto lui non sa niente, perché quello che è avvenuto ci è stato messo un sigillo sopra, quindi finita quella cosa, io non la so, la sa soltanto Domine Dio. Quindi capite quanto possiamo stare sereni? È una bellissima disciplina quella di questo sacramento e deve essere conosciuta perché ci si accosti, come dire, anche da un punto di vista psicologico, con tutte quante quelle disposizioni di assoluta sicurezza, garanzia anche, no? Di serietà assoluta, insomma, quindi di riservatezza assoluta, capito? Assoluta. Fermo restando che quando si parla con un sacerdote, anche al di fuori del contesto sacramentale, è evidente che i tassi sono ultra sicuri. Perché, insomma, un sacerdote, insomma, che è consapevole della sua missione, è ovvio che si comporti in un certo modo, no? Ed è molto importante parlare. Quindi questa era veramente la prima area che mi interessava affrontare. La seconda, teniamo presente che in questo tempo di pandemia, purtroppo, qui è tutto quanto un po', sgangherato, no? Però da un punto di vista, dottrinale, alcune cose, e disciplinare sono così. Adesso si fanno delle deroghe, per cui attenzione a quello che, cioè, nessuno si metta a fare usi malsani di alcune informazioni. Una cosa molto importante è che è tutelata il sacrosanto diritto da parte del fedele alla più assoluta riservatezza, anche, come dire, diciamo così, da un punto di vista fenomenologico. Che significa? Significa che, detto in parole povere, tu hai il diritto di confessarti in un confessionale con la grata fissa, cioè senza che il sacerdote possa riconoscere la tua fisionomia. È un diritto tutelato dal diritto della Chiesa. Se il fedele non se ne vuole avvalere, non ha problemi, non ha difficoltà, nessun problema. Ma siccome in confessione, voi capite, possono entrare. Non solo possono, a volte è necessario che entrino materie ed elementi che possono essere altamente imbarazzanti o umilianti per il penitente.
Per cui, per quanto il sacerdote possa essere delicato, accorto, insomma, che tiene gli occhi chiusi, che tiene lo sguardo basso, quindi che non mette in imbarazzo il penitente, però comunque il penitente potrebbe avere questa enorme sofferenza, questa enorme difficoltà nel dover andare a dire in faccia a una persona delle cose bruttarelle, dei peccati possono essere scabrosetti, diciamo così. Allora, la legge della Chiesa tutela in maniera sacrosanta questa cosa. La riservatezza, come dire, anche io la chiamo fenomenologica, cioè il diritto a non essere riconosciuto. Perché, ripeto, con il sacramento della confessione si apre un altro ambito, si apre un'altra sfera. E questo diritto deve essere garantito al fedele. Da parte del confessore, ripeto, adesso con la pandemia purtroppo non si può fare, perché le norme della Chiesa adesso consentono il sacramento della confessione, però non nel confessionale, perché capite, non si potrebbe osservare nessuna norma di sicurezza, quindi ci deve essere un ambiente adeguato, sicuro, però al tempo stesso che si possa conservare un minimo di distanza e cose di questo genere. Fino a quando durerà questa cosa non lo sappiamo, d'accordo? Ne sappiamo, non lo so se cambierà la legge della Chiesa. Io la dico così com'è ancora attualmente vigente, diciamo così, esclusa la pandemia. Però questo fa anche comprendere l'attenzione che la Chiesa ha. Le dico queste cose perché l'attenzione alla persona, la delicatezza verso la persona, cioè proprio la massima. Appunto, attenzione ad andare incontro in tutti i modi possibili per poter vivere bene e perfettamente questo sacramento nella sua integrità, perché ripeto, in confessionale abbiamo visto la volta scorsa, come ci ha tante volte ricordato il Papa, il confessionale è il luogo dell'abbraccio con l'amore misericordioso del Signore, certamente, però è anche il luogo in cui dobbiamo affrontare la vergogna, d'accordo, di andare a dire delle cose che non sono certamente edificanti. Non andiamo a raccontare in confessionale e quanto sono stato bravo, ho fatto questo, questo e quell'altro, no? No, non è quella la sede opportuna, non è mai la sede opportuna per fare discorsi di questo genere, ma il confessionale meno che mai, no? Quindi c'è quest'altra forma di attenzione. Un altro aspetto molto importante, perché ogni tanto arrivano mail anche sotto questo punto di vista, il sacramento della confessione non ha altra forma di celebrazione, salvo alcune eccezioni del tutto straordinarie, che però non attengono alla modalità della celebrazione, ma alla possibilità delle assoluzioni collettive. Non voglio entrare, insomma, su questo argomento, cioè in caso se ci fosse, per esempio, il naufragio di una nave, d'accordo? E lì ci sta un sacerdote a bordo, ci stanno 1.000 persone, ecco, il sacerdote può, anzi deve dire: io vi assolvo dai vostri peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché è impossibile. Con la nave che sta in naufragio e con la gente che rischia di morire, andare ad ascoltare 4.000 confessioni, è ovvio questo qui, no? Quindi ci sono delle circostanze del tutto eccezionali, particolari, in cui è ammessa appunto questa forma che si chiama di assoluzione collettiva. Sono delle circostanze del tutto eccezionali, per cui non mi sembra. Sono cose un pochino tecniche e abbastanza irrealistiche, quindi certo, pericolo di morte, disastro, calamità o cose di questo genere, no? Generalmente le interpretazioni di queste fenomenologie nella Chiesa sono state sempre molto molto restrittive per evitare, insomma, che si abusasse di questa evenienza prevista appunto per le circostanze straordinarie. Ora, in modo ordinario, la confessione deve essere auricolare, non visiva, cioè ci deve essere la confessione dei peccati fatta a voce di persona, quindi non guardandosi in faccia, ma di persona al ministro della Chiesa, per ricevere poi con le mani stese il gesto sacramentale dell'assoluzione dalla parola stessa del sacerdote. Perché dico tutte quante queste cose? Perché la confessione via telefono, via Skype, via adesso ce ne sta, via Zoom, via tutto quello che ti pare, via FaceTime, via videochiamata WhatsApp o Telegram o quello che volete, non si può fare. È proibita dalla legge della Chiesa. Ed è proibita ad validitatem, cioè non è valida una confessione del genere. D'accordo?
il sacramento non può essere celebrato in questa forma. Quindi non bisogna né chiederlo e né andare a cercare, insomma, non si può fare, d'accordo? È proibito, ecco, dalla legge della Chiesa. Oggi bisogna fare attenzione, cioè capire, io sono il primo ad usare, come dire, come tutti sanno, i mezzi di comunicazione sociale, ma i mezzi di comunicazione sociale, io lo dico sempre, insomma, anche ai miei cari confratelli, non sono il surrogato dei sacramenti o della celebrazione sacramentale. Anche le messe in streaming, per carità, io sono colpevolissimo, insomma, no? Allora, ma la messa in streaming non è il sostituto della messa di presenza, non è affatto, non è per questo motivo che si celebrano le messe in streaming. La messa in streaming è, ci si può partecipare, specialmente in quelle festive di precetto, quando uno ha 40 di febbre o ha comunque un'impossibilità oggettiva di recarsi in chiesa, d'accordo? Altrimenti la messa in streaming diventa, come dire, un di più che, se uno vuole, gli dà un'occhiata, d'accordo? La può pure anche seguire per qualche motivo particolare, ma non sostituisce la celebrazione di persona. Certamente durante il lockdown, quando non c'è altro, è chiaro che è meglio quello che niente. Però bisogna fare attenzione, perché qualcuno è preoccupato, un pochino pure io, detto fra me e voi, tra i cari confratelli pastori e anche superiori in grado, che adesso, con questa cosa che è successa con il lockdown, non si ingenerasse, insomma, nei fedeli l'idea: ah, vabbè, non vado a messa, tanto ormai si sono partiti un po' tutti a fare, tanto me la vedo in streaming. E no, alla confessione, ah sì, ma tutte queste cose facciamola per telefono. E no, ecco, mi raccomando, mi raccomando, perché, cioè, la dimensione proprio reale della vita cristiana proprio è richiesta dalle esigenze stesse del mistero dell'incarnazione. Quindi Gesù scrive a San Giovanni: ciò che noi abbiamo toccato, abbiamo visto, abbiamo udito, ciò che le nostre mani hanno toccato. Cioè, se io partecipo alla messa in streaming, che la messa in streaming, sì, ma la comunione mica succede che il sacerdote attraversa il televisore e te la dà, te la mette in bocca, no? Non succede così, no? Ecco, capite? Quindi mi raccomando, tutte quante queste cose, che ritengo molto molto importanti. C'è ancora qualche altro aspetto che volevo con voi trattare prima di chiudere questo argomento, sempre riguardo la confessione, ed è l'importanza dell'assoluzione. Allora, l'assoluzione, come abbiamo visto, quando c'è il pentimento perfetto, noi però ricordiamo sempre che non possiamo esserne certi di aver avuto un pentimento perfetto, ma se c'è il pentimento perfetto, come dire, la confessione completa e, come dire, sigilla un perdono che c'è già stato. Quando invece il pentimento è imperfetto, quindi nella forma dell'attrizione o comunque l'assoluzione, quindi la formula di assoluzione è veramente proprio in toto al 100% costitutiva del perdono dei peccati. E il sacerdote l'assoluzione ordinariamente la dà, può differirla. Io, come dire, è sempre brutto dire negarla, cioè la soluzione non si nega ordinariamente, e non è corretto neanche dire quello non mi ha dato la soluzione, perché ordinariamente la soluzione si differisce, non si nega. Cioè, se consta con certezza, quindi risulta con certezza morale, ovviamente, al sacerdote, che il penitente non è disposto, quindi non è, soprattutto non ha le condizioni oggettive che integrano un minimo di pentimento, per esempio perché si trova in uno stato di peccato da cui non può uscire o non vuole uscire, avendolo chiaramente affermato durante la confessione sacramentale, o in altre circostanze. Il sacerdote può dire: guarda, ci preghiamo un po' sopra, ci riflettiamo un po' sopra, ci vediamo tra un po',
cerca di riflettere, mettiti in coscienza davanti al Signore, quindi dopo che gli ha spiegato bene alcune cose, può ordinariamente, ma questo è un fatto comunque straordinario, differire l'assoluzione. Perché ordinariamente il pentimento dovrebbe essere presunto, perché se una persona si va a confessare, insomma, dovrebbe andare a confessarsi non per prendere in giro nostro Signore, no? Ma entrando, sapendo di celebrare un sacramento e quindi volendo detestare e quindi scrollarsi di dosso i peccati che confessa, no? Ecco, quindi ordinariamente questo accade. Soltanto in quei casi, in casi molto molto estremi, l'assoluzione può essere differita, evidentemente per il bene delle anime. Il confessore può essere importante, adesso poi parleremo anche un attimo del confessore fisso, e un altro aspetto che ancora volevo parlare, scusatemi se sono un pochino, ma sono tante le cose accessorie che girano intorno a questo sacramento, no? Allora, la confessione va preparata bene, d'accordo? Allora, in teoria il sacerdote potrebbe fare delle domande al penitente. Oggi, tuttavia, ci sono molte controindicazioni, quindi se non è proprio strettamente necessario, proprio indispensabile, è altamente preferibile evitare questa prassi. E quindi per evitare questa prassi è chiaro che il penitente, se vuole che celebrare un buon sacramento, faccia bene l'esame di coscienza, quindi può chiedere al sacerdote: mi prepari uno schema per un esame di coscienza, mi dai uno schema per un esame di coscienza. I parroci queste cose dovrebbero darle, insomma, quindi in parrocchia si può chiedere al parroco con molta umiltà: padre, può preparare per favore uno schema per un esame di coscienza? Io ho difficoltà con andarmi a confessare, quindi che mi permetta, insomma, un confronto con i 10 comandamenti, insomma, con le virtù, con la legge della Chiesa, in modo tale che possa preparare una buona confessione. Perché le domande, numero uno, è molto difficile saperle porre, d'accordo? Ci vuole una delicatezza, una carità, un tatto elevatissimo. E nonostante questo, cioè, il penitente potrebbe comunque ricevere l'impressione non buona, come dire, come di una volontà scrutatrice. Cerchiamo di capire che tipi di dinamiche possono attivarsi in un contesto di questo genere. L'attuale situazione proprio culturale e sociale non è certamente consona, incline, la migliore per questo tipo di prassi. Quindi è ordinariamente da evitare. Si toglie un grosso peso, diciamo così, dal sacerdote. Se uno si confessa bene, preparandosi bene, primo, appunto, per questo aspetto. Secondo, perché oltre alla cattiva impressione, come dire, da un punto di vista personale, questo potrebbe anche influire, come dire, sulla bellezza del sacramento. Cioè, uno pensa che sia una sorta di, come dire, indagine o di processo, di esfrugugliamento, insomma, di andare a fare una radiografia dettagliata. Non si può fare, cioè, non è una cosa, cioè, in teoria si può fare, ma quello che io ho anche maturato, insomma, anche nel corso degli anni, una cosa del genere è possibilmente da evitare. E qui entra anche, ripeto, in campo il penitente, perché voi mettete anche nei panni, cioè, se un sacerdote ascolta una confessione ipotetica, una persona che non si confessa da 30 anni, se entra in confessionale e dice: ogni tanto mi sono arrabbiato e ho detto tre parolacce, io dico: per carità, nella vita tutto quanto è possibile, no? Tutto è possibile, ma beato te se in 30 anni ti sei arrabbiato qualche volta e hai detto qualche parolaccia, insomma, no? Quindi che fai? Diventa molto molto complicato, capite? Allora lì, più che fare le domande, la cosa, diciamo così, migliore da fare, dice: guarda, figlio mio,
forse devi maturare un pochettino nella coscienza. Io intanto ti do la soluzione, però poi magari, guarda, ti ho preparato questo schema di esame di coscienza, leggilo, preparati bene, poi eventualmente se ti accorgi di qualche altra cosa, torna e completa la confessione, quindi perché c'è molto... Cioè, il problema è che quando uno fa una catechesi pubblica è un discorso, quando tu c'hai davanti una persona in carne ed ossa, cioè, se quel poveraccio veramente c'ha una coscienza proprio ridotta male, che non è cosciente di tante cose, cioè, so 30 anni che non si confessa, entra, che è già un miracolo, entra a confessionale, se si sente 300.000 domande... Che devono poi inevitabilmente toccare anche certi argomenti, insomma, cioè, come si fa? Cioè, non si può. Cioè, capite questo? Dico anche queste cose perché comprendiate anche nei documenti della Chiesa, nei testi del Magistero, questo doppio livello che bisogna comprenderlo: il livello dei principi e delle, chiamiamole così, regole. Quindi. Deve essere chiaro, deve essere limpido. Poi però, quei principi e quelle regole, tu ti trovi davanti a una persona e il modo con cui li metti in pratica è decisivo. Spero questo qui di... Quindi, questa attenzione che la Chiesa oggi ha maturato, io la ritengo una cosa molto, molto positiva, non negativa. Questa attenzione, ripeto, non mina i valori e i principi, no, ma cerca di applicarli in una forma e in un modo che sia attenta al fatto che tu c'hai davanti una persona e l'impatto che quella persona ha, cioè, che capite, una persona che sono 30 anni che non si confessa, anche se ti dice quelle due cose. Come esce dal confessionale? Se ha una brutta esperienza, per 30 anni non c'è stato, rientra quel giorno e poi ne esce per altri 40. Capiamo? Cioè, veramente, io ho imparato, veramente, meditando, pensando tutte queste cose, che poi tutte quante queste cose, come dire, ci si pensa, maturano anche dall'esperienza, no? Dico, signore mio, cioè... È veramente un incarico, un impegno molto grande, molto, 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 molto difficile, molto, molto gravoso, insomma, no? Non so se ho detto nella puntata precedente che il Santo Curato d'Ars diceva: cari preti, sappiate che quanti di voi sono parroci e sono confessori, avranno molte cose di cui rispondere davanti a Dio. Dico, perché attenti a quello che fate, perché i vostri ministeri sono molto delicati. E c'ha ragione, ecco. Io vi confesso, insomma, in qualche circostanza, ecco, la tentazione, ma ce l'aveva pure il curato d'Ars, di ritirarsi in monastero a piangere sui propri peccati, insomma, viene, perché si tratta veramente di ministeri molto, molto, molto delicati. Ecco, e quindi questo era un altro aspetto molto importante. Altro aspetto importante, la penitenza sacramentale. Anche qui la penitenza sacramentale, dice la legge della Chiesa, dovrebbe essere proporzionata al numero e alla gravità dei peccati commessi. Anche questo però è un principio che si applica tenuto conto evidentemente della condizione del penitente, uno, di come lui prenderebbe altre cose, due, quindi sempre dell'effetto che poi potrebbe avere. E anche dell'attuale contesto sociale, d'accordo? Quindi è chiaro che poi il sacerdote capisce anche certe cose, no? Però in molti si lamentano che oggi le penitenze sono lievi. Va bene, certamente non è il top, però capite, è diverso un sacerdote che conosce la persona. D'accordo? Oppure che è cercato, cioè ti contatta una persona e dice: padre, mi sono preparato bene, voglio fare una confessione generale. Finita la confessione, dice: ecco, questa è la mia confessione, padre. Io mi sento pronto,
come dire, certamente mi calibri una penitenza proporzionata alle cose che lei ritiene opportuno, e certamente quel sacerdote non è, come dire, non si può esimere da una comunque valutazione concreta della persona, e quindi si regoli di conseguenza. Ma anche qui ti viene una persona che tu non hai mai visto e conosciuto, ti dice che non si confessa da diverso tempo, magari quello non ti dice due cose, ti confessa qualche cosa di gravoso e di impegnativo. Che gli dai con la penitenza di 50 rosari? Che ne sai? Cioè, come la prende? Con questo non c'è, cioè, perché tutto va adattato e contestualizzato all'attuale contesto storico-culturale. Cioè, se noi sappiamo, cioè, quanti fedeli cattolici, per esempio, riescono a dire un rosario normale, non tra quelli un pochino più impegnati, ma nella media. Cioè, quindi già dare un rosario ad una persona che non ha detto mai in vita sua, quello oggi è una fatica di Sisifo. È chiaro che in altri contesti culturali un rosario era una penitenza piccola, ma nel contesto attuale un rosario può essere diventato una penitenza grossa, e forse anche troppo grossa in certe circostanze. È difficilissimo, figlioli miei cari. Quindi, allora, ecco perché i principi, poi però non giudichiamo mai nessuno, non dire ah, quel prete ha dato una penitenza piccola, quindi quel prete è cattivo. Chi te l'ha detto che è cattivo? Quel prete forse ha dato una penitenza piccola perché non conoscendo ti temeva che dandogli una penitenza grande tu ti saresti imbestialito, avresti preso in odio il sacramento e non andai a confessarti più tutta la vita. Vi ho detto all'inizio di questo ciclo di catechesi che questo ciclo di catechesi, come dire, è aggiornato perché i miei anni sono aumentati e con i miei anni è aumentata anche l'esperienza pastorale. Quando uno è giovane, prende i principi, la dottrina, li dice così, nudi e crudi, così come sono, senza, come dire, poterli poi amalgamare e coniugare con l'esperienza reale e con le persone che ce ne hanno a che fare. Quindi fa soltanto metà del lavoro, ma l'altra metà bisogna farla, bisogna. Capito? Questa è una cosa che io ho imparato, non ho nessun problema, insomma, umilmente a confessarlo, l'ho imparata col tempo, l'ho imparata. E ho maturato nel corso del tempo quanto sia importante. Un altro aspetto ancora, dice, è una cosa opportuna avere un confessore fisso o, se non proprio fisso, il proprio confessore. Allora, purché non si determinino, ecco perché qui poi, forse stasera, magari per chiudere questo argomento, vorrei dire anche una piccola cosa, vediamo se forse un pochino di tempo, c'è proprio un passaggio al volo sulla direzione spirituale, proprio al volo, ecco perché. Allora, purché non si determinino dinamiche non costruttive, cioè dipendenze, attaccamenti malsani, oppure se non c'ho il confessore non mi confesso per niente, ecco perché no, non va bene. Quindi, purché non si determinino queste cose negative, avere un confessore può essere una cosa molto utile. Confessore sto parlando. Perché anche se uno dice, ma sì, i peccati più o meno sono sempre gli stessi, quindi, però una persona che piano piano conosce la tua anima, siccome fa parte del sacramento della confessione, anche la breve esortazione che poi il sacerdote rivolge prima dell'assoluzione al penitente, normalmente conosce il penitente. Nell'esortazione può certamente darti spunti di riflessione, motivi di crescita, se tu questa cosa la recepisci evidentemente in maniera costruttiva e dentro un ambito di un percorso di crescita. Questo sicuramente è possibile. Quindi è una cosa che può essere molto utile ed era un tempo raccomandata. Quindi, ordinariamente, se si trova un buon confessore, è cosa buona. Diverso è il discorso per quello che riguarda la direzione spirituale in senso stretto. Ecco, perché qui si aprirebbe un campo molto molto ampio. Allora,
ci sono due problemi grossi, a priori. Primo, è difficile trovare dei buoni direttori spirituali, perché fare il direttore spirituale è un'arte difficile, che non si improvvisa. Secondo, non sempre c'è un reale bisogno di direttore spirituale da parte dei fedeli, cioè molte volte chiedono il direttore spirituale, ma in realtà hanno bisogno semplicemente di un buon confessore. E questo anche da parte del sacerdote determina anche un discriminante, no? Che la confessione, come dire, sempre dovunque e a tutti, salvo evidentemente dei casi ben circoscritti, limiti, che non è neanche il caso di parlarne, insomma, di situazioni in cui diventa inopportuna perfino la confessione, no? Ma la direzione spirituale bisogna farsi un pochino, fare un pochino di distinguo ulteriori. Allora, chi è che ha bisogno realmente di un direttore spirituale? Allora, le situazioni che a me sembrano oggi, nell'attuale contesto storico-culturale, necessitare di una direzione spirituale in senso stretto sono fondamentalmente tre. Un ragazzo o una ragazza che sta in discernimento vocazionale, quindi che vuole capire bene davanti a Dio qual è il suo progetto, ha bisogno di una, non semplicemente di un confessore, di una persona che la aiuti in questo processo. Attenzione che uso il termine aiuto, eh? Un caso completamente borderline, limite, quando si presentano situazioni o persone di anime che presumono di avere contatti con il soprannaturale. Lì bisogna fare un discernimento, d'accordo? Per forza. E ci deve essere una persona che è capace, tra l'altro, a farla questa cosa qui. E in certi casi ci deve essere l'intervento, perché il vescovo deve essere informato di certe situazioni, specialmente quando si tratta di cose rilevanti, ed eventualmente deve essere lui a nominare chi in suo nome segua questa situazione. Terzo, è quello un pochino più comune, quando una persona realmente desidera tendere alla perfezione della santità. Attenzione alla perfezione, la perfezione, perfezione della santità. Quando un sacerdote viene richiesto di questa cosa, deve valutare se imbarcarsi o non imbarcarsi, deve valutare uno le sue competenze con molta umiltà, sei capace a fare il direttore spirituale più o meno o no, secondo il tempo che ha, e terzo il reale bisogno che abbia la persona, perché dietro il nome direzione spirituale purtroppo si celano tante cose: dipendenze affettive, dipendenze psicologiche. Nell'altro ciclo di catechesi che ho aperto, adesso facciamo i soliti consigli degli acquisti, arriverà il momento in cui parlerò approfonditamente di queste cose. Come si fa la direzione spirituale? Perché tra l'altro molte persone che chiedono la direzione spirituale hanno questo in testa, cioè il direttore spirituale è quello che mi deve dire tutto quello che io devo fare. Allora, il direttore spirituale non è quello che ti deve dire tutto quello che devi fare, uno. Non è quello che ti risolve tutti quanti i problemi, due, non è quello che ti dà le ricette magiche per fare ciò che tutti i santi hanno fatto senza ricette magiche, ma con un cammino costante, perseverante, fatto di fatica quotidiana, di passi dopo passi, eccetera, eccetera. Un buon direttore spirituale chi è? Cito una frase che ho sentito dire recentemente dal mio amico Don Fabio Rosini sul buon padre. Un buon direttore spirituale è una persona che aiuta il diretto a entrare in contatto con Dio, a mettersi in contatto con Lui, a imparare a discernere la sua volontà, dandogli gli strumenti per farlo. Il direttore spirituale dice: fai così, fai questo, fai quest'altro.
Io, con tutto quanto in debito rispetto, non voglio giudicare né mettere sotto la berlina nessuno, ma questo modo, il nostro Signore non fa così con noi. Il nostro Signore quasi mai ci dice quello che dobbiamo fare. Il nostro Signore ci dà sempre gli elementi, se lo vuoi ascoltare, per capire quello che vuole da te, ma tu ci devi sempre mettere del tuo. Il nostro Signore non ci risolve i problemi. Nella Bibbia non c'è un prontuario, fai da te. Per fare il cammino per diventare santo in 30 giorni. Non c'è questa cosa qui. Non esiste, non c'è mai stata. Allora, si possono creare delle false immagini, d'accordo? E se un sacerdote, come dire, entra in questa dinamica, quindi comincia a sentirsi ipercaricato, cioè tu devi andare a decidere sulla vita di un altro, ma stiamo scherzando, stiamo, cioè io quello che ti posso dire a nome di Dio e della Chiesa è questo è bene e questo è male, quindi quando si parla del confine tra il peccato e il non peccato, questo è chiaro che se una persona lo chiede, questo bisogna dirglielo, ma le scelte personali, le cose eminentemente che appartengono alla sfera privata, molta calma, cioè tu puoi dire guarda, in questa situazione puoi regolarti in base a questo parametro, rifletti, tieni in considerazione questo, tieni in considerazione quest'altro, tieni in considerazione quest'altro ancora, dopodiché mettiti in preghiera, vai davanti al Signore, porta queste cose, chiedigli luce e vedrai che quando ti si apre una strada conforme alla sua volontà, sentirai una grande pace del cuore. Il direttore spirituale non diventa il sostituto del Padre Eterno, facendo delle cose che nemmeno il Padre Eterno fa, cioè, come dire, guidandoti a bacchetta, passo per passo, come se fossi un cavallo, a briglie che ti dico minuto per minuto tutto quello che devi fare. Dinamiche di questo genere poi cominciano a creare delle forme di dipendenza anche attraverso gli strumenti attuali, 400.000 messaggi, cioè io, per esempio, sono assolutamente un nemico assolutamente della comunicazione tramite messaggistica, assolutamente, d'accordo? Assolutamente. I messaggi, per quanto mi riguarda, ogni tipo di messaggio SMS o Telegram o quello che uno vuole, servono per dire appuntamento alle 10, tardo 5 minuti, servono per comunicare informazioni, non per parlare, meno che mai per parlare di cose delicate. Quindi, chi sente il bisogno di una direzione spirituale, ci preghi sopra, d'accordo? E cerchi anche una buona guida spirituale. Ma attenzione che anche da parte sua il rapporto si instauri su questi parametri. Eccezionalmente mi capita, concludo dicendo, mi è capitato di leggere un commento, non lo faccio quasi mai, ecco, non lo farò più. Qualcuno dice che dalle catechesi si può ottenere molto in materia di direzione spirituale. È così, d'accordo? Perché oggi, quando uno fa una buona formazione, cioè il direttore spirituale serve anche a formare un pochino la coscienza. Quindi se uno fa formazione in continuazione, diciamo che l'80% di quello che si fa in direzione spirituale ce l'hai già fatto, resta quel 20% che è l'applicazione di tante cose al tuo contesto personale, al tuo contesto di vita. Però ripeto, questo ordinariamente con un buon confessore si fa e si tratta. Ma ricordate bene una cosa, cioè vi ripeto, vi parlo da quasi 50 anni, con 16 anni di sacerdozio, no? Quindi so quello che dico. Non andiamo a cercare solutori dei problemi. D'accordo? Il sacerdote e il confessore o il padre spirituale non è una persona che ti risolve i problemi, non lo è. D'accordo? I problemi, se si possono risolvere, quando devono risolversi, li risolve Domine Dio. Noi possiamo soltanto piano piano imparare come affrontarli nel miglior modo possibile. E un buon confessore o un buon direttore spirituale può darti una mano in questo senso. Ecco. Non ci sono maghi, stregoni, bacchette magiche, capite in che senso dico queste cose, però vi assicuro che è molto diffusa questa cosa qui, cioè andare a cercare
la soluzione, quello che mi risolve i problemi. D'accordo? Non esistono queste cose, esistono percorsi da aprire, passi da fare, come cammini da intraprendere, tutto quello che vogliamo, non bacchette magiche. La tentazione è sempre molto grande, però ripeto, un sacerdote non è più grande, dice Gesù, un apostolo non è più grande di colui che l'ha mandato. Gesù ha fatto questo con noi? No. Dio fa questo con noi, ti dice Dio tutto chiaro, limpido e distinto in modo tale che tu è tutto chiarissimo e non devi fare altro che mettere in pratica. No, non fa questo. E se non lo fa nostro Signore, chi siamo noi per farlo? D'accordo? Quindi, da un lato mettendosi in un posto che non è il nostro, che è il posto suo, cioè, e poi facendo anche quello che lui stesso non fa. Capite? Quindi, siamo tutti quanti ben orizzontati, cioè. Dentro questo giusto canale tutto diventa veramente fruttuoso e meraviglioso e aiuta realmente la crescita spirituale, ascetica, psicologica e umana, integrale della persona. Altrimenti i cammini possono un pochettino, come non voglio usare il termine deviare, ma possono un pochettino, come dire, barcollare, ecco, claudicare, ecco, barcamenare, quindi non proseguire sereni e spediti sulla via retta che ci porta in braccio al Signore. Bene, ci vediamo se di vuole la prossima settimana. La mia benedizione. Grazie per il vostro ascolto e sia sempre tutto per la vostra edificazione. E per la massima gloria di Dio. Alla prossima, a presto.